Ciao a tutti, eccoci, ci siamo di nuovo, bentornati, siamo qui con Giacomo. Questa è la tecnologia del 2023 per trasportare l'attrezzatura da pesca. Come potete ben vedere, qui Carrello, abbiamo il bidone del vivo, rigorosamente Lidl. Lidl, logicamente, e qui c'è tutto l'occorrente. Sono Giacomo, abbiamo appena finito di breccare le due canne, una vicino ad un ponte dove c'è più o meno una buca, l'altra su un punto di morta. Adesso aspetto Filippo che torni con le pizze e niente, ci aggiorniamo più tardi. Io, ragazzi, questa la chiamo lussuria. Questa è bella vita e ci siamo. Speriamo mangi qualcosa. No, fai luce, fai luce, vieni, fai luce, vieni, fai luce. Ce l'ha. Vedi qui. Oh my God, big boy. Meglio. Wow. Vacca di. Un bel pesce. Breccato. È bello. Carino, potrei chiudere di più e tirarlo su. Tiriamo su. Big fish! Vuoi salparlo tu? Vediamo di salparlo, ragazzi. Eccolo qua. È grosso, eh? Oh, sì. Bel pesce. Ah, l'ancorina. No. Mi sono trapassato il dito con l'ancora. Big fish! Ah. Ebbene sì, ragazzi, eccolo qua, un bel pescione, guardate che testa, spettacolare.
Non abbiamo un telo purtroppo perché è stata improvvisata, però ci dobbiamo arrangiare, lo stiamo tenendo il più bagnato possibile con il secchio e l'acqua. Guardate che spettacolo. Eccoci qua al giorno seguente, questo è il pesce di ieri sera, ora provvederemo a misurarlo, è una femmina da quello che abbiamo visto, infatti si riconosce dalla stazza, non tanto dalla lunghezza, perché è veramente molto, molto grosso come pesce per la lunghezza che ha. Guardate che bocca, pesce veramente spettacolare, guardate anche la pinna. Ok, lo stiamo misurando, abbiamo il metro un po' rotto, vieni qua vicino. E il metro si ferma a 163. Un bel pescione sui 163, 164 centimetri all'incirca, che ora andremo subito a rilasciare. Andiamo a rilasciare il pesce, lo salutiamo. Ci ha regalato una serata bellissima, un solo pesce purtroppo, però quello giusto devo dire. Ci siamo, una riossigenata veloce, con calma, bravo così. Sono qui in post produzione a distanza di 5 giorni circa dalla pescata. Bene, si è conclusa bene. Un solo pesce, però veramente molto bello, grosso, in forma e con veramente tanta energia. A me stava passando per la testa qualche idea di portare video, magari recensioni su attrezzatura, come magari fare un terminale per la pesca breakline, un video più dettagliato dove spiego come pescare in questa maniera, o qualsiasi altra idea vi venga in mente, la potete sempre scrivere nei commenti. Io non ho nient'altro da dire, credo che dal video si sia visto tutto. Vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram e su TikTok per rimanere aggiornati sulle future catture. Vi lascio come al solito i link in descrizione e noi ci vediamo ad un prossimo video.